tutti! Un'asse rotta? No. Ma la ruota si è incastrata fino al muzzo. Ci sarà da faticare. Buongiorno. Cosa c'è, ragazzo? Non puoi parlare? Ti saremo grati per l'aiuto. C'è una ruota che dobbiamo liberare. Con questo dovremmo farcela. Incrocia le dita, figliolo. Allora, siamo pronti? Uno, due, tre, via! Dai! Bene. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, Jeremy. Vieni un momento, Ben. Bravi ragazzi. Ehi, dove stai andando? Direbbe che abbia visto il diavolo. Sta arrivando! Sta arrivando! Tirate fuori le armi! Tutti quanti, presto! Sta arrivando! Sta arrivando! Rinchiudetevi in casa! Sceriffo! Sceriffo! Ehi, che è successo? L'ho visto, sceriffo! Ed è stato come trovarsi di fronte al diavolo in persona! Visto cosa? Che cosa hai visto? Una bestia orribile che non avevo mai visto prima d'ora! Sembrava appena uscita dall'inferno! Avrà preso un calcio dal cavallo. Sì, in testa. Mike, dove l'avresti incontrata questa bestia infernale? Ero accampato a Big Rock e ad un tratto il mio cavallo diventa nervoso. Io penso subito, Mike, deve esserci un puma affamato da queste parti. Faccio per prendere il fucile, ma prima che possa afferrarlo, il mio cavallo si impenna e quel demonio, quell'orribile creatura, viene fuori sputandomi sulla faccia la sua bava schifosa. E poi non ricordo più niente. E quando mi risveglio sono per terra con gli avvoltoi che mi beccano. Guardi! Dobbiamo uccidere quella creatura prima che ci uccida tutti. Mike, perché adesso non vai a calmare i tuoi nervi giù al saloon? Ti raggiungo appena possibile. Buona idea. Vieni, Mike! Si direbbe che il vecchio Mike abbia messo del peyote nella minestra. Non ne sarei tanto sicuro. Lui è già il secondo che viene qui a raccontarmi una storiella del genere. Oh, andiamo, Tispo. Non crederei mica che sia vero. Eppure scommetterei che abbia visto qualcosa. Dici? Corriere in arrivo! Ci vediamo! Vai! Mike. Tutto bene? Ma che c'è? Volevo sapere se era tutto a posto. Sai, il modo in cui sei entrato qui senza calmare il cavallo mi ha fatto pensare che forse... Mike!
stai andando? Non puoi sparire per un paio di giorni, devi lavorare domani. Dire a Tispun cosa? Vai! Torna indietro! Fatto spaventare, figliolo. Ma cosa fai? Che ti salta in mente? Sei per caso impazzito? Ike, fermati! Fermati! Papà, cos'è successo? Niente, figliolo. Niente, va tutto bene. Che ti succede? Che diavolo è quello? Ma per te che ti abbia seguito? Che volevi fare? Ucciderlo? Ike, che cos'hai? Dimmelo. Non c'è nessuno. È passato molto tempo, Ike. Sei sicuro che sia proprio lui? È scolpito nella memoria, capisco. Buoni, buoni!
non hai nient'altro oltre a questo? Prendiamolo subito e sbattiamolo al fresco. Puoi anche autoeleggerti giudice e giuria per caso. Ike l'ha riconosciuto, Tisco. Ike ha solo visto qualcuno che somiglia ad un uomo visto una volta sola nella sua vita. Figliolo, avevi appena 7 anni allora. Come puoi esserne tanto sicuro? Ma non dico che tu ti stia sbagliando. Però è normale che ci vogliano altre prove prima di poter accusare una persona di omicidio. Capisco cosa senti, Ike. Ma io non sono sicuro che il tizio di quella carovana sia il tuo uomo. La banda responsabile della strage fu catturata a Fort Laramie diversi anni fa. Credo siano tutti in galera. No, non ne sono sicuro. Però partirò domani mattina presto e controllerò di persona. Tornerò entro pochi giorni. Nel frattempo tu non devi più avvicinarti a quel tale. Hai capito? Ike, voglio che tu me lo prometta. Ike! Teaspoon, perché sei stato così duro con lui? Perché non voglio che faccia qualcosa di cui si debba pentire per tutta la vita. Quell'uomo può essere innocente. La gente non può mica fare giustizia con le proprie mani. Che diavolo succederebbe se tutti facessero come gli pare? Il bottegaio dice che la carovana si è divisa. Una parte è andata a Denver e il resto a Sweetwater. E dice che c'era anche una famiglia chiamata Rollins. Sa anche che direzione hanno preso? No. Tu e io andremo verso sud. Luke, tu e Billy raggiungerete Sweetwater. Se lo trovate, aspettate. Voglio avere io il piacere di ucciderlo. Guardate che cosa mi ha fatto. Guardate, guardate, mi ha sputato in faccia. Io... Accidenti, cos'è questo odore? Non sono certo rose, questo è sicuro. A cosa somiglierebbe questo mostro, Cody? Non lo so, Curtis non l'ha detto. Secondo me ha alzato troppo il gomito e si è immaginato tutto. Non ci giurerei, Cody, ho l'impressione che sia successo qualcosa di strano. Beh, non lo sapremo mai se ce ne stiamo fermi qui. Questo è pazzesco. Forse è un orso o qualcosa del genere. Ehi, venite qui! Che roba è? Ma che diavolo succede? Guardate,